a tutti i commissari di maggioranza e di opposizione per l'ottima collaborazione e il confronto costruttivo. Credo che le molte cose che sono state dette questa mattina, le osservazioni e le analisi che sono state compiute anche in sede di dichiarazione di voto, ci dicano del lavoro fatto, ma anche dell'impegno comune che abbiamo per proseguirlo. In questa direzione opereremo, ma forti anche di quanto emerge da questo lavoro che oggi portiamo alla votazione qui alla Camera, nella speranza che appunto presto diventi legge per lo Stato. Quindi grazie a voi. La ringrazio. A questo punto, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato, numero 3119A. Delega al Governo ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione, competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. Dichiaro aperta la votazione. Carbone, Carnevali. Chi non riesce a votare? Stumpo. Chi altro? Villa Rosa. Chi altro abbiamo che non riesce a votare? De Lorenzis. Fabbri. Qualcun altro? Non mi pare. Dichiaro chiusa la votazione. 240 favorevoli, nessuno contrario, la Camera approva. Comunico che la Presidente della Camera è chiamata a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti, il deputato Federico Gelli, in sostituzione del deputato Gennaro Migliore, dimissionario. Avverto che con lettera del 17 febbraio 2016 la Presidente della Commissione Giustizia ha rappresentato l'esigenza avanzata al relatore del provvedimento nella seduta del 17 febbraio ed in quella sede condivisa da tutti i gruppi presenti che la Commissione concluda l'esame in sede referente della proposta di legge recante modifica all'articolo 52 del Codice Penale in materia di difesa legittima non prima di giovedì 3 marzo. Conseguentemente, l'esame del provvedimento in assemblea previsto a partire da lunedì 22 febbraio è differito ad altra data. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di venerdì